Salve, popolo di YouTube, sono Donato. Questo è un nuovo canale in cui parleremo di gossip in maniera ironica, sdrammatizzando alcune notizie prese dal web e da vari social. Il canale si chiama Maremma Buhaiola, TG satirico, in quanto io sono toscano d'oro. Se il canale e i contenuti vi garbano, iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate. Se avete qualche argomento, notizia, qualsiasi cosa che volete che ve ne parli, scrivetelo giù nei commenti. Mi raccomando, c'è una sola regola da seguire: non prendete i video troppo sul serio, cioè divertitevi, scherziamoci sopra, ma mi raccomando, non sono offensivi verso nessuno. È soltanto per divertirsi e passare un po' di tempo tutti insieme. Bando alle ciance, sigla! Occasionali con un uomo al di fuori dei quattro. Io, e tu sei un certificati, certificati perfetti. Ci sono le mamme che ti supportano in tutto e per tutto e capiscono. Saluta Marcella! Ciao! Allora, il primo argomento, diciamo che metteremo il video, sarà Maria De Filippi. Ho letto in rete in settimana che in un'intervista rilasciata, ricordo a che settimanale, no? Ha rivelato del perché conduce la sedia sulle scale. Io dico, una notizia bomba, senza questa notizia secondo me il mondo non aveva senso andare avanti. Comunque ha affermato lei che le registrazioni erano troppo lunghe e si stancava. E allora che ci si può fare? Sta in piedi con un giratino a mano e si stanca, poverina, non si sa quanti soldi piglia. Comunque vabbè, noi si va a lavorare onestamente, non dico che lei non lo fa, però paga base 1300 1400 euro al mese, insomma vabbè, che si deve lì. Comunque lei ha affermato anche: mi sono seduto sugli scalini, nessuno ha eccepito e sono rimasta lì. Tanta roba, veramente tanta roba. In ultimo ha scritto, ha rilasciato: insomma, finalmente il mistero è stato risolto. Vabbè, comunque amici, spero il video vi sia piaciuto. Cerco di portare altri video piccolini, pillole piccole, senza fare dei video lunghi, spropositati, che insomma dopo un pugno ci fanno due maroni o sì. E niente, grazie per la visione e a presto. Ciao.